Ben ritrovati alla magia della creatività, io sono Emanuela Tognoni, ci troviamo qui nel Necchi Shop di Modena che ci ospita per questa serie di appuntamenti dedicati alla creatività. Naturalmente vedremo durante queste puntate come utilizzare tantissimi prodotti per la vostra creatività, per il cucito ma anche per tantissimi altri hobby creativi e potete naturalmente venire qui nello shop di Via Ricci 46 a provare questi fantastici prodotti. Allora, in queste puntate abbiamo parlato di tanti aspetti del cucito, tante tecniche del cucito come il patchwork, il cucito creativo, il refashion. Oggi ci occuperemo di sartoria e faremo insieme, vedremo com'è facile realizzare insieme questa bellissima gonnellina tartan mezza ruota che realizziamo magari per le ragazze giovani e pimpanti che vogliono affrontare l'autunno in un modo anche molto colorato. Bene, vediamo subito l'occorrente. 1 metro di tessuto tartan, 1 metro di elastico per il fascione. Ora che abbiamo tutto quello che ci serve, vediamo come realizzare questa velocissima gonna. Allora, innanzitutto mettiamo la stoffa in doppio in questo modo. Naturalmente quando doppiamo una stoffa come questa che ha tanti disegni geometrici dobbiamo cercare di far combaciare questi disegni, quindi non importa che sia piegata esattamente a metà, ma quello che va a comandare sono i disegni che si devono allineare perfettamente. Per mantenerli in posizione andiamo a mettere degli spilli che mantengano appunto la stoffa ben allineata e quindi le righe che combaciano perfettamente. Questo sarà infatti dove la gonna verrà poi cucita e unita, quindi questo passaggio è veramente molto importante. Fatto questo, dobbiamo andare a disegnare i cerchi che creeranno appunto la nostra gonna. Allora vi faccio una piccola premessa. La gonna può essere fatta in due modi. Può essere fatta con il suo fascioncino rigido e una cerniera sul retro per aprirla e per passare, quindi avere una misura della vita perfetta che ci veste perfettamente, e questo però lo lasciamo a chi ha un pochino più di manualità e che è un po' una sarta già un pochino provetta. Noi invece andremo a fare qualche cosa che tutti possono fare, anche una ragazzina che è un po' alle prime armi può crearsi da sola appunto la sua gonna, perché utilizzeremo un fascione elastico, quindi con l'elastico è tutto molto più semplice, non dobbiamo mettere cerniere e quindi vedremo anche come fare. Però per mettere l'elastico chiaramente io non devo segnare la misura perfetta della vita, ma devo essere un pochino più abbondante. Già nel tagliare una forma semicircolare il mio tessuto un po' cede, quindi vi consiglio però di aggiungere quel centimetro in più per essere un pochino più abbondante. Come facciamo a determinare appunto questa misura? Innanzitutto prendiamo con 1 metro da sarta la misura della nostra vita e la misura che otteniamo la dobbiamo dividere per 3. Questo è un calcolo molto semplice che noi andiamo a fare, che vi semplifico perché sarebbe appunto diviso per il pi greco che è 3,14, ma per non complicarci le cose ricordatevi semplicemente di dividere per 3 e di aggiungere magari quel centimetrino di abbondanza. Con la misura che otteniamo partiamo dal centro e misuriamo dove dobbiamo fare iniziare il nostro quarto di cerchio. La misura che abbiamo scritto è la misura del raggio del nostro cerchio. Allora, vediamo come si fa utilizzando un normalissimo metro da sarta a fare un perfetto segno circolare. Allora, prendiamo il nostro metro da sarta, prendiamo uno spillo che andremo a posizionare nella misura che vogliamo ottenere come raggio, in questo modo, e lo buchiamo al centro, facciamo proprio passare lo spillo di là. Poi andiamo a puntare nel vertice del nostro tessuto, dove c'è la piega, e utilizzeremo il buchettino che avete qui all'inizio del metro, è fatto proprio apposta per questi lavori, per inserire quello che è la vostra penna. Noi in questo caso stiamo utilizzando una praticissima penna a gesso, molto molto comoda, che si può anche riempire di altri gessetti colorati, e vedete come abbiamo ottenuto molto facilmente una bellissima curva circolare. Adesso, per determinare la lunghezza della nostra gonna, quindi se questa è la vita, devo misurare da questo punto a dove voglio far cadere la mia gonna. Qui abbiamo fatto una gonna che è una via di mezzo tra la minigonna e la gonna al ginocchio.
La gonna a ginocchio può arrivare fino a 50 cm, quindi diciamo che con 40 cm abbiamo ottenuto più o meno questa misura, che va benissimo, accontenta la ragazzina ma anche la mamma che vuole la lunghezza un po' più lunga. Quindi andiamo a misurare questi 40 cm dalla vita al nostro orlo, diciamo, e facciamo lo stesso procedimento, però naturalmente dovremo andare a ricercare sempre il vertice in alto nell'angolino come prima. Quindi di nuovo facciamo la stessa operazione, infiliamo il nostro gessettino nel foro e andiamo a segnare così la fine della nostra gonna. Ecco qui che abbiamo ottenuto esattamente il modello direttamente sul tessuto. È arrivato il momento di tagliare direttamente sul nostro tessuto, quindi ci mettiamo comode per tagliare, usiamo magari un tappetino e possiamo usare due opzioni. Uno sono le classiche forbici, quindi tagliamo direttamente con le forbici, l'altro è l'opzione del cutter rotativo, il cutter a rotella, molto utile, molto utilizzato anche nel patchwork, ma vedete che anche per l'abbigliamento è veramente comodo, perché basta seguire il nostro segno e in pochissimo tempo abbiamo tagliato perfettamente il nostro tessuto senza che si sfilacci. Quindi vedete che in brevissimo tempo andiamo a fare tutti e due i tagli. Come vedete non bisogna essere super precisi, io sono anche molto veloce per farvi vedere che è molto facile ottenere una gonna veramente in pochissimi passaggi. Guardate qui, abbiamo ottenuto il nostro modello perfetto, quindi vedremo e faremo delle prove per vedere appunto se passiamo attraverso i fianchi. Eccoci qua di fronte alla nostra fantastica Taglia e Cuci, che è l'amica fedele per questi lavori di sartoria, e da questo punto in cui eravamo arrivati è molto semplice andare, senza togliere gli spilli dei fianchi, a cucire il nostro fianco. Chiaramente dovete assicurarvi di avere messo il tessuto dritto contro dritto prima di fare questa operazione, quindi prima del taglio, in modo che così siamo già pronti per cucire quello che sarà il dietro o eventualmente il fianco, se volete tenere la cucitura sul fianco. Andiamo alla nostra Taglia e Cuci e cominciamo a cucire il nostro fianco o il nostro dietro. Se avete il bello del tartan è che ha le righe e quindi potete tranquillamente seguire le righe per aiutarvi ad andare dritto. Utilizzate il coltellino tagliafilo per tagliare il filo una volta terminato il lavoro. Vedete che bellissimo lavoro abbiamo ottenuto in pochissimo tempo con una nostra Taglia e Cuci che ci aiuta appunto a rifinire tutti i lavori di sartoria. Ora, proprio per rifinire anche il nostro girovita prima di attaccare l'elastico in modo che non sfilacci, facciamo lo stesso lavoro per andare tutto intorno a ripulire e a rifinire il nostro girovita. Quindi partendo da questa posizione andremo poi a fare tutta la Taglia e Cuci in tutto il nostro cerchio. Vedete come il lavoro è molto semplice, lo può fare davvero chiunque, anche un principiante, perché basta accompagnare il tessuto, la macchina lo trasporta perfettamente e ripulisce mentre taglia e rifila tutto quanto il nostro cerchio. Una volta arrivati in fondo, semplicemente sormontiamo il lavoro dell'inizio un pochino col nostro filo e poi usciamo dal lavoro ottenendo la nostra catenella. In questo modo abbiamo cucito e rifilato. Vedete che la gonna è praticamente pronta. Come facciamo con l'orlo? Già che ci troviamo qui di fronte alla nostra Taglia e Cuci, possiamo utilizzarla anche per fare un orlo molto svelto e molto arrotolato, carino, che dà quella finitura appunto fine che si utilizza solitamente anche magari nelle sciarpe di seta. Per non andare a fare un orlo rivoltato, facciamo un orlo arrotolato. Allora, per fare un orlo arrotolato la macchina va impostata in un certo modo, vediamo come. Allora, come prima cosa bisogna eliminare la guida del punto che ci fa mantenere il punto disteso, quindi per renderlo arrotolato questa guida va eliminata. Ogni macchina ha il suo sistema, in questa macchina basta tirarlo verso dietro, in certe macchine addirittura si può sfilare.
Quindi eliminiamo la guida del punto come prima cosa. Come seconda cosa andiamo a stringere la lunghezza del punto, quindi accorciamo il punto il più possibile, lo facciamo più stretto possibile in modo che sia bello stretto. Questa macchina ha la tensione automatica, se avete una macchina con tensione manuale magari stringete anche la tensione del crochet inferiore. Prendiamo il nostro orlo, lo inseriamo sotto il piedino così lo invitiamo a entrare e ci mettiamo in una posizione in cui il coltello taglia un piccolo pezzettino. Quello che si ottiene è questo bellissimo orlino arrotolato che va a rifinire la nostra gonna e il fondo della gonna. Continuiamo in questo modo per fare tutto quanto il giro intorno al nostro orlo. Chiaramente in questo modo, se vogliamo fare l'orlo più corto, possiamo semplicemente tracciare il nostro orlo disegnandolo col gessetto sulla gonna e poi utilizzando il coltello della taglia e cuci andiamo direttamente a tagliare e a rifinire l'orlo. In questo modo non c'è bisogno di tagliare il tessuto precedentemente perché la macchina fa tutto il lavoro da sola, quindi prima taglia e poi rifinisce senza dover precedentemente tagliare il tessuto. Eccolo qui terminato il nostro orlo e la nostra gonna è quasi finita. Dobbiamo solo mettere l'elastico. Vi insegno come si fa per distribuire bene la lentezza della vita sull'elastico. Siamo giunti all'ultimo passaggio, quello dell'elastico. Quindi prendiamo il nostro elastico che precedentemente abbiamo cucito insieme nell'estremità, naturalmente dritto contro dritto, in modo così da avere un anello che è già della misura della nostra vita. Adesso dobbiamo distribuirlo perché, come vedete, questo è leggermente più stretto della larghezza della nostra gonna, che invece deve essere larga abbastanza per passare attraverso i fianchi. Quindi come facciamo a distribuire l'arricciatura sull'elastico? Semplicemente andando a segnare sia sull'elastico che sulla gonna dei punti di riferimento che devono combaciare. Quali sono? Beh, innanzitutto la cucitura dovrà combaciare con la cucitura della gonna. Quindi il primo spillo, che è il nostro segno di riferimento, sarà sia per la cintura che per la gonna in prossimità della cucitura. E poi da questo punto creeremo dei punti equidistanti. Come si fa? La prima è quella della cucitura. Se io piego la mia cintura a metà, trovo esattamente dall'altra parte un altro punto equidistante che divide esattamente a metà la mia cintura. A questo punto il giochino è semplice, basta farlo tutte le volte che vogliamo andando a far combaciare questi due spilli. In questo modo ho diviso ulteriormente a metà e quindi trovo un altro punto che divide a metà lo spazio tra i due spilli, sia da una parte che dall'altra parte. Però quattro punti non sono tantissimi, ce ne servono un pochino di più, quindi ripetiamo la stessa operazione ancora altre quattro volte in modo da avere almeno otto spilli, in modo così da avere più punti di riferimento possibili. Basta semplicemente prendere due distanze, unirle tra loro e trovare la metà di queste distanze. E procediamo così, facciamo lo stesso lavoro sia sulla cintura che sulla gonna. Ora che abbiamo gli otto punti segnati sulla cintura e gli otto punti segnati sulla vita della gonna, li andiamo a far combaciare. Mettiamo innanzitutto la cintura e la gonna dritto contro dritto, quindi il dritto della cintura con la cucitura lo facciamo combaciare con il dritto della gonna dove c'è la cucitura. Quindi prendiamo questa parte e questa parte e li facciamo combaciare. In questo modo. Ora si elimina uno dei due spilli e si fissano insieme le due parti.
E proseguiamo così, andando avanti, troviamo l'altro spillo, avviciniamo i due punti, uno viene eliminato e l'altro serve per fissare insieme le due parti. Come vedete rimane dell'abbondanza, ma questa la cuciremo dopo tenendo tirato in questo modo l'elastico, ma dopo lo vedremo insieme. E continuiamo così, avvicinando gli spilli e sostituendone sempre uno per mantenere insieme i tessuti. Ecco qui la nostra gonnellina attaccata alla cintura. Il prossimo passaggio si può anche fare alla taglia e cuci, però io non amo molto andare a tagliare dove c'è l'elastico, quindi preferisco utilizzare la macchina per cucire con un punto zig zag che mi permette quindi di diventare elastico. Vediamo come si fa. Per cucire il nostro fascione, la nostra cintura alla gonna, oggi utilizzerò una macchina elettronica. Vi voglio fare vedere come è facile regolare anche la macchina elettronica, perché so che tantissimi hanno a casa una macchina meccanica e sono diffidenti nel passare all'elettronica. Invece vi dico che l'elettronica è veramente molto semplice, anzi semplifica il lavoro tantissimo, e tantissime signore, anche grandi, diciamo alcune nonne che io conosco, sono passate alla macchina elettronica e si trovano veramente bene. Vi faccio vedere, se molti di voi magari non lo sanno, com'è facile impostarla con un display. C'è un display che potrebbe essere simile a quello di un vostro cellulare. Dovete selezionare il punto, noi dobbiamo mettere un zig zag, di solito la macchina parte col punto dritto che è sempre il punto 00 e ogni macchina ha il numero del zig zag magari diverso. Questa macchina è il numero 05, quindi basta semplicemente trovare il 05, quindi queste sono le decine, queste le unità, 1, 2, 3, 4, 5, vedete molto semplice, la mia macchina è impostata sul zig zag. E mi dice che il mio zigzag al momento che mi viene dato dalla macchina ha una larghezza del punto di 5 mm e una lunghezza del punto di 2 mm. Quindi, immaginando, vuol dire che è più largo che lungo. Io vorrei invece un punto che sia tanto largo quanto lungo, magari un po' più corto dei 5, quindi andiamo sui 3,5, e un po' più lungo dei 2, quindi torniamo sui 3,5. Vedete, in questo modo il mio zigzag è tanto largo quanto lungo. Ecco com'è facile impostare una macchina elettronica. Oggi utilizzeremo proprio questa, che è anche tutta bella colorata, per andare a cucire appunto il nostro fascione, la nostra cintura elastica alla gonna. Quando si cuciono queste cose circolari, tubolari, come per esempio l'orlo di un jeans, è sempre consigliabile rimuovere il cassettino portaoggetti. In questo modo la macchina diventa a braccio libero ed è molto più facile inserire qualcosa di tubolare che può anche scorrere sotto alla macchina. Partiamo dalla posizione, diciamo, del retro, dove c'è la nostra cucitura, alziamo il piedino e andiamo a posizionarci in questo modo. Se mettete gli spilli perpendicolari a dove andrete a cucire, cioè così come li ho messi io, non c'è nessun problema, li potete lasciare anche nella lavorazione che andate a fare. Quindi partiamo con il nostro zig zag. Vedete che io posso cucire direttamente sullo spillo senza problemi, anche perché questi spilli sono spilli fatti apposta e sono molto flessibili, molto morbidi, veramente che potete utilizzare anche cucendoci sopra, perché non danno nessun tipo di problema alla macchina. Questi spilli li potete sempre trovare in negozio. Allora, andiamo a cucire. Come facciamo adesso a distribuire la lunghezza, la ricciatura della nostra gonna? Basta tirare l'elastico mentre cuciamo, in modo così da mantenerlo tirato, e poi il nostro zigzag farà il resto. Manteniamo l'ago abbassato per quando ci dobbiamo fermare, in modo che possiamo riposizionare il lavoro e ripartire. Io consiglio sempre di tirare un po' davanti e un po' dietro, anche se la macchina ha già il suo ottimo trasporto, ma questo ci permette di andare più dritti. Quindi avviciniamo il bordo della gonna al bordo dell'elastico mantenendolo tirato, teso, in modo che così raggiungiamo il prossimo spillo
allineando diciamo i bordi dei due tessuti in questo modo. Siamo arrivati in fondo, ripassiamo sopra l'inizio un pochino con il punto, in modo così da fermarlo anche magari con un punto saldatura automatico o con un avanti e indietro. Solleviamo il nostro ago, alziamo il piedino e stacchiamo il lavoro. Ecco qui che abbiamo cucito, togliamo tutti gli spilli naturalmente. Eccoli qua. In modo che possiate vedere come è stato veloce e facile distribuire tutta la ricciatura nella nostra gonna. Potete fare subito una prova per indossarla e vedete subito come la gonna è stata fatta in pochissimo tempo e molto velocemente, adatta veramente anche ai principianti, anche alle ragazzine che cominciano a cucire. Anche per oggi la nostra magia l'abbiamo fatta, siamo partiti da un semplice tessuto tartane e un elastico e abbiamo ottenuto questa simpaticissima gonna adatta a questo inverno per renderlo un po' più allegro e colorato. Allora io vi saluto qui da Emanuela Tognoni e dal Necky Shop di Modena, dove vi invito a venirci a trovare e vi rimando alla prossima puntata con ancora un altro tutorial adatto veramente a tutti, perché noi qui alla Magia della Creatività facciamo solo cose adatte a tutti, che tutti possono fare, anche chi ha appena cominciato, ma che danno soddisfazioni anche a chi sa già cucire e già creare. Quindi vi mando un grosso abbraccio e vi invito a guardarmi alla prossima puntata. Un bacio, ciao!